Importanti passi in avanti per la realizzazione del nuovo ospedale a Padova Est. La situazione si è sbloccata, ha annunciato il governatore Zaia. Il prossimo passo sarà la firma dell'accordo di programma che renderà ancor più concreta la realizzazione del nuovo nosocomio. La fiducia è tanta perché nella giornata di mercoledì 25 marzo è arrivata la valutazione ambientale strategica. L'indicazione, sintetizzando e usando le parole del governatore, che l'ospedale non deturpa l'ambiente e che la struttura si configura come sostenibile per il territorio che la ospiterà. Zaia, mettendo nel mirino il prossimo accordo di programma, ha poi rivelato che Luciano Flor, direttore generale dell'azienda ospedaliera, si è già attivato per sentire diversi interlocutori del mondo finanziario e verificare quali realtà possono essere interessate a contribuire al finanziamento di un'opera come un nuovo nosocomio. Non soltanto l'INAIL, da cui si attende un prestito pubblico di 450 milioni di euro, ma anche la Banca Europea degli Investimenti e la Cassa Depositi e Prestiti. Il cronoprogramma, insomma, è ben chiaro e rispettoso delle tempistiche preventivate, il tutto nonostante l'emergenza sanitaria. E proprio l'emergenza sanitaria ci fa capire ancor più il valore della sanità pubblica, ha detto il sindaco di Padova. Devo dire anche con soddisfazione, relativa soddisfazione, vedo che la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione ha dato i migliori delle altre regioni. E non è un caso, perché abbiamo una sanità eccezionale sotto tutti gli aspetti, abbiamo una sanitaria locale ottima e questo è frutto anche dell'investimento sotto l'aspetto culturale e dell'università, per cui sono veramente soddisfatto. Devo ringraziare a tutti perché solo quando la città è unita tra di noi, quando siamo uniti, riusciamo a realizzare cose che per anni e anni non sono state eseguite. Per questo, ha aggiunto Giordani, da 2 anni corriamo per dar vita al progetto del doppio polo della salute di Padova, un'opera strategica che si sta concretizzando nella massima concordia. La firma arriverà entro giugno e sarà una firma che alla luce dell'epidemia di oggi assumerà un valore storico, ha concluso il sindaco, perché in un contesto sanitario sempre più globale, Padova come punto di riferimento, Padova come eccellenza sanitaria.